Quindi domani facciamo a botte con l'ombra gigante. Però oggi è ancora una giornata libera. Quindi volendo, i vecchietti li possiamo finire. Ciro o Yuko? Qualcosa da bere. Guarda, onestamente, non mi ricordo. Forse entrambi erano rimasti indietro? Beh, i vecchietti sono liberi di sicuro oggi. E a meno che non ci dicano oggi c'è da aspettare, quello che ho piantato sul tetto sarà pronto. Se non ci dicono di aspettare, potrei finirli oggi. Ammarrò la nutriente, rinfrescante e corroborante. Quella corroborante sarà quella di Junpei? Ah no, è Aegis questa. Questa è di Junpei. Che figata però vedere con chi è coltivata che cosa. La nutriente è congelazione, fulgorazione, veleno, atterrato e vertigini da uno solo. Quella di Junpei è angoscia, confusione, malia, furia e paura. Quella corroborante di Aegis è tutti quanti quella del nutriente. Io per adesso continuerei con l'Amrola. C'è la bambina però, cavolo. Oh, per quanto mi dispiace per i vecchietti, sono più incuriosito dalla sua di fine. Tanto canonicamente ci hanno detto, vedremo la prossima volta che ci vediamo. Allora, piccolina. Rango 9, eh? Sono contenta di vederti, dai, giochiamo. È l'ultima volta però. Si sta trattenendo dalla tristezza, vuole passare proprio l'ultima volta assieme felici. Certo che non mi scorderò mai di te. Lo so. Me l'hai detto. È cresciuta. È vero. Brava. Ma certo che ce l'avrai. Ma certo, piccolina. Dimmi. Mi sposerai? Dio mio, se lo... Quanto era telefonata sta cosa? Quanto era telefonata? Se sopravvivo te lo prometto. Tieni, firma questo foglio. Un braccialetto dell'amicizia? Vediamo. Oh. Anello di perline, che carino. Che cosa ci sblocca? Dio mio, Maiko arrossisce. A quanto pare mi ha appena chiesto di sposarla. Porca troia. Ste stronzate mi fanno rendere sempre triste. Nanji Vavaru. Dio mio. Bello, molto bello come confidant. È stato molto rapido però. È una cosa che sto notando di molti dei confidant. Però questo è stato molto carino. È stato veramente molto carino. Tranne la parte della fuga. La parte della fuga è stata un po' eccessiva. La forma più potente dell'arcano dell'appeso. Lo so. Chi potrebbe essere però? Non mi viene in mente nulla. Livello massimo. Perfetto. La bambina al santuario. E otteniamo Attis. Attis, grande, piccola. Attis è grandissimo. Non so che livello sia, ma è molto buono Attis. Oh. Mi dà un bacio sulla guancia. Ho sentito un bacio su... Quanto lo sapevo. Oh. C'ha le guanciotte rosse. Bye bye. Lo spero. Oh. Ma tutti i confidant se ne vanno quando finiscono. Forse i vecchietti rimangono, però cavolo. Bentornato. Domani ci sarà la luna piena. Sei pronto, Star-kun? Sì.
Ottimo, anche io. Non basta essere pronti mentalmente, dobbiamo essere anche fisicamente. Domani resteremo in attesa al dormitorio, quindi prendiamo tutto il necessario stanotte. Bene, allora mettiamocela tutta, come sempre. Scusami, ero un attimo da tutt'altra parte, perdonami. Mutatsu ha preso e se n'è andato dalla famiglia. Maiko si trasferisce con sua madre. Maya, abbiamo chiuso Innocent Sin Online, quindi è andata per altri mondi. Ma ovviamente sappiamo chi è, sappiamo dov'è, ma non lo sa lei. La coppia di anziani sicuramente rimarrà lì. Lui non credo onestamente che se ne andrà fino alla fine del liceo. Neanche lui credo se ne andrà. Probabilmente entrerà a fare riabilitazione, ma niente più niente meno. Lei di sicuro non se ne va. Tutti i confidant esterni alla scuola ci abbandonano. Tanaka ovviamente stasera non c'è. Quasi quasi... Beh, effettivamente potrei guardare i vari siti che abbiamo. Quasi quasi mi compro questo, sai? I soldi ce l'abbiamo, volendo. E ne posso comprare uno solo. Ma sì, dai, facciamo sta spesa folle. Tutte le statistiche più 3, cavolo, però questo è buono. Questo però aumenta i miei muscoli. Ma i miei muscoli che cosa aumentano, nel senso? Sono indeciso, perché l'allenamento muscolare, guarda che potrebbe essere qualcosa di meglio, eh. Proviamo, vediamo che cosa fa. Sembra un programma educativo per parlare dei muscoli. In questa breve sessione scopriremo 600 modi per usare i muscoli. Viene presentata velocemente un'immensa quantità di informazioni. Vabbè, se mi aumenta anche il sapere, guarda, è tutto di guadagnato oggi. Congratulazioni, sei stato promosso a sergente dei muscoli. Ho imparato molto su come usare i miei muscoli. Dopo averlo guardato, sento di aver aumentato la mia energia. Forse allora l'altro ci aumentava gli SP. Non lo so se è stata una gran bella serata, eh. Quindi oggi si va a fare a botte. Fa vedere. Stanotte ci sarà la luna piena, apparirà una potente ombra. Farò meglio restare a casa e conservare le energie. Da proprio così. È mattina, subito a mezzanotte. Come quando sei a casa durante le feste, subito all'improvviso finita. Sate, mata konnetsu mo mangetsu no ban ga megutte kita wakedo ne. Yamagishi. どうだ? Controllo. 確認できています. やはり今回も Dove l'hai trovata questa volta? そうこなくちゃな. 場所は岩戸台の北の外れにある Ok, case disabitate. 反応は 10 metri 以上の地下から確認されてて それがちょっと Nelle fogne? 建物に地下があるとかじゃないの? Anche? Esatto. 公安部北側には建築時に地下 10 メートルを申請している建物はありません。 È una talpa allora. 以前には陸軍が地下施設を置いていたという記録があります。 陸軍? そうなの? 彼女にはこの辺りの地形や建築に関する情報が一通り記録されているんだよ。 Complimenti. 最も放置していたので最後の更新は 10 年。 え、allora. 10 年前であります。 更新しようよ. Poverina. 結局どう解釈したらいいんだ? Le informazioni sono obsolete, quindi? 詳しいことは実際に行ってみないと何とも. 戦争の異物か? 今回は状況が未だ不透明だ. よって前線を誰にするかは 現地へ行ってから決めることにする. Ok, d'accordo. 了解だ. Andiamo a controllare allora. Deva, iko. Andiamo, ragazzi. Ah, madonna mia. Porta a nord di Watodai, ingresso della struttura sotterranea. これほど身近に本当にこんな場所があるとはな. Beh, c'è sempre qualche posto disabitato. この辺りのはずなんだけど. Quindi dobbiamo esplorare, eh? Oh, ma pensa un po' chi è. Ma guarda un po'. Beh, questo è particolare invece. Takaya. Ok. ストレガと我々を呼ぶ者もいます。さて、今日まで皆さんのご活躍陰ながら見させていただきました。聞けば人々を守るための善なる戦いだと。ですが 今夜はそれをやめていただきに来ました。うん。なんだと。お仲間が随分と急に増えたようですね。
Certo. E tu sei il giustiziere, eh? Quindi conosci il Tartaro. Ah, certo. Cose personali, eh? Certo. Masaka, persona tsukai nano ka? Mo sukoshi atama o tsukatte hoshii mono da. Onestamente? Sti cazzi. Meglio il bene superiore, no? Sì, ed è anche pericolosa. Loro hanno il loro pensiero. Mi dispiace, ma non li cambieremo. Shadow no motarasu wazawai desu ka? Sonna mono hotte okeba ii. Wazawai nado tsune ni aru mono. Shadow de nakutomo hito ga hito o osou. Sì, ma non c'entra questo, fra. Dono michi wakari wa shinai no desu. Sore yori mo anata gata wa kizuku beki da. Ovvero? Kage jikan o shiru mae yori mo ima no hibi ni issou no jūjitsu tanoshimi o kanjite iru koto ni. Sì. Sì, come no, ti sbagli. Soyo, tanoshii nante sonna koto. Hontou ni sou deshou ka? Hoka no kata wa ikaga desu? Mae no taikutsu na nichi. Junpei credo sia l'unico che abbia da ridire in questo momento. Quanto ci fai? Ecco, appunto. Watashi tanoshinde nanka? Omae ra ni wa kojin no mokuteki shika araen. Esatto, quanto questa è l'unica cosa giusta che hai detto. Purtroppo è vero, non ha tutti i torti su questo. Ne sei sicuro? E allora provalo. Aegis, spara. Ma tanto riusciremo a uscire, quanto ci fai. Esatto, tanto vale continuare. Sì, non ha senso mettersi a rincorrerli ora. Meglio, così non dobbiamo neanche cercarla. Anche se finisce l'ora buia, la troviamo un'uscita. D'accordo. La squadra credo sarà molto semplice. Peter. C'è stato un piccolo incidente, ma ora concentriamoci sulla missione. Avverto la presenza del bersaglio dietro quella porta. Possiamo andare appena sei pronto. D'accordo. Ok, questa è la squadra che ci portiamo. Aegis, Yukari e Sanada. Andiamo. Eula. D'accordo, andiamo ragazzi. Area di lavoro disordinata. La stanza è piena di tavoli e scatole. Potrebbe crollarci addosso mentre usciamo. Per un attimo pensavo... Questo posto... Per un attimo... Ho pensato che fossero gli occhi del nemico, quelle cose che luccicavano. Invece sono gli oggetti. Recenti? Potrebbe essere opera del bersaglio. Allerta ragazzi. Beh, recenti mica tanto. Però vuol dire che qualcuno è passato. Esatto. Oggetto sulla scrivania. Una perlina rigenerante. Cosa sono tutti questi documenti? Nella speranza che questo messaggio raggiunga i miei cari, ho sigillato questo diario per proteggerlo. Noi pochi superstiti abbiamo fatto in modo di completare il nostro obiettivo. Molti dei nostri compagni non sapranno mai del nostro successo. Prego per la pace dei loro spiriti dopo questo caos. A mia madre, mia moglie e miei figli vi prego di non pensare che io vi abbia abbandonati. Se devo dare la vita per assicurare il vostro futuro, allora l'avrò fatto con gioia. Onorate la mia memoria vivendo. Ok, qua però ci sono degli altri oggetti e c'è... una chiave. Frammento del crepuscolo. Beh, era abbastanza probabile che sarebbero arrivati altri evocatori,
はシャドウですね。non preoccuparti, forse eri concentrata sull'ombra, è ovvio che non hai trovato una persona. Potrebbe essere che il nemico abbia la forma del carro armato? In Persona 4 c'erano dei nemici a forma di... si è fermato. Di carro armato. Quindi in un'area militare non mi sorprenderebbe, sai. Io continuo a prendere tutti gli oggetti intanto. Non sia mai che in realtà non siano solo chiavi, ma sia anche qualcos'altro. Comunque il nuovo attacco in velocità è veramente molto figo. È veramente... guardalo lì. Guardalo lì se non lo sapevo che eri tu. Ma porca puttana. Siamo pronti, siamo pronti. Però potrebbe resistere allo sparo. Quanto lo sapevo. No, io credo proprio che sia un carro armato. Bello però, tra l'altro, mi piace la forma. Fa un po' ridere, però è carino. Sono tutti e due. È il carro della giustizia. Carro armato. Ovviamente non sappiamo ancora nulla. Proviamo a colpirlo con il fuoco. Dubito che abbia delle debolezze. Però resiste, infatti. Proviamo a sparargli. Ma penso che resista. È un carro armato. Infatti. Avrà una sola debolezza. Avrà un'unica debolezza e sarà... qualcosa di strano. Sarà qualcosa di strano. Se non addirittura non ha proprio debolezze. Mannaggia. Proviamo il pugno. Non penso che sia l'elettricità, però. Kaboom. Acca boia. Porca puttana. Che decimazione, fra. Identificalo, per favore. Resiste a tutto. Era... maledettamente ovvia la cosa. D'accordo. E allora la cosa ovviamente più logica da fare è iniziare a menarlo e basta. Niente più, niente meno. Brava Aegis. È il momento di non buttarsi a terra. Tu sei quella che può facilmente raggiungere la teurgia più facilmente. Anche tu, Yukari. Ovviamente sei la nostra healer qua. Non ci abbandonare, per favore. Bravo Sanada. Ti direi, tu anche. È il momento di potenziarti. Dovrebbe, esatto, mancare poco. Ha preso di mira Yukari? Che stronzo. Ah sì, prendi di mira la persona sbagliata. Mi dispiace. Kougaon. Kaboom. Lo so che resisti, bello. Lo so benissimo. Aegis, mi dispiace. È il momento di andare in Berserk. Non penso che le dispiaccia, però... minchia, anche in teurgia 160 è poco, eh. Si sono separati. Oh! Figata! Carina come idea. Un po' particolare, ma carina. Però credo che l'altra parte... ora però scansionarmeli tutti e due. Ok. E... ok, va benissimo. Il carro armato però ha preso di mira Yukari. Io al momento continuo a curarci. Non si sa mai. Il problema è... chi colpirà Aegis? Io spero che colpisca quello con la resistenza più bassa agli attacchi fisici. Perfetto, bravissima, bravissima. Quindi tu sei meno resistente agli attacchi fisici, giusto? E tu a quello magico. E allora... attacco elettrico, su entrambi. Per fortuna lui riesce a colpire entrambi. Purtroppo per esempio... minchia, che devasto. Purtroppo Aegis, per esempio, adesso colpirà uno solo. No! Cacchio! Ma vaffanculo! No, dai, non è possibile.
No, dai, no, 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 no. Non la... No. No, no, no. Dai. Non è... No, no, no. Questa battaglia... Vaffanculo. Vaffanculo proprio. Quindi sappiamo che se... Che sto bastardo c'ha un attacco di luce. Quindi Jack Frost... Anzi, Frost Nero ci saluta. Fino alla separazione. Però effettivamente abbiamo Megiddo. Quanto facciamo? 116. Beh, oddio. Guarda che... Fino alla separazione possiamo usarlo, allora. Porca troia, che colpo. A sto giro purtroppo siamo stati un po' più lenti nel fare i danni. Ed eccoli qua separati. Sì, a stavolta col cacchio che ti metto un cacchio di mostro debole alla luce, stronzo. Tieni, beccati sta cacchio di teurgia elettrica. Ma pensa a te, sto bastardo. Allora, belli. Aia, va bene, anche troppo in realtà. Quanto ci fai che adesso mi ammazza lo stesso? Che cu... ecco. Porca troia. Ok, cerchiamo di ucciderli. Ma come è mancato? Ma porca miseria. Aegis, per favore. Come fate a mancarli tutti e due, deficienti? Madonna mia, meno male. Ok, teurgia, io e il re. Ammazza quel maledettissimo angelo, per favore. Oh, e uno è andato. Però il cadavere è ancora lì. Lo sapevo, devo ucciderli assieme. Li devo uccidere assieme. Lo sapevo. Era talmente ovvio. Però già sono a metà vita entrambi. Beh, ho 11 balsami vitali. È il momento di usarli. Madonna mia. Quei colpi lì sono stati veramente... Una bastardata. Sono stati veramente una bastardata. Ok, eccola qua. Lo sapevo. Lo so. Calmi. Dobbiamo sperare che... Non ci faccio un altro colpo di istant morte. Allora, belli, siete entrambi a metà vita, quindi... Qua bisogna essere ovviamente tattici. E si sono riuniti, però. Se lo uccidiamo in questa forma, sono morti entrambi. Certo, adesso sono più forti, cavolo. Lo so. Beh, ma se lo uccidiamo in questa forma, guarda che abbiamo vinto, Hanno la stessa vita adesso. Beh, usala per favore. Usala, che così magari ci aumenti le statistiche. L'unica cosa che dobbiamo fare attenzione adesso è non mettere qualcuno con la debolezza alla luce. Quella è l'unica cosa che dobbiamo fare attenzione. Quindi sarà anche poco Megiddo, però è qualcosa. È un danno che sicuro riusciamo a fare, cavolo. Dobbiamo sfruttarlo ovviamente il più possibile. Ma che bastardo. Lo so, hai ragione. Tu per favore cura tutti. Non serviva, ma serve per aumentare la sua teurgia, che purtroppo è calata per via della morte. Tu invece a questo punto, non so se dirti di provare a fulminarlo o cosa, ma penso che non funzioni. Penso che l'unica sia colpire e basta. Che grande critico. Cazzo, critico su di noi però. Aia. Mannaggia. Noi eravamo il personaggio sbagliato da usare. Maledizione. Allora, pioggia di frecce ovviamente per riaumentare di nuovo la sua di teurgia, che è quella più utile al momento. Ma se riusciamo a usare la teurgia di entrambi, sia di Sanada sia di Yukari nello stesso momento, riusciamo ad ucciderli. Ma anche la nostra, se riusciamo ad utilizzare la nostra, siamo bellamente in vantaggio, ovviamente. Ecco fatto. Ha preso di mira Yukari, ti pareva. Allora, bello. Ti prego, colpiscilo con sto maledetto. Anzi, no, meglio cambiare. Meglio cambiare perché dobbiamo aumentare anche la nostra teurgia, ovviamente, ora. Pioggia di frecce. Perfetto. Yukari, per favore, guardati.
È il modo migliore per sopravvivere qua ora. Tu, ti direi di colpire. Ti direi di colpire anche se non farai granché. Perfetto. Madonna mia grande Yukari. Bravissima. Attacco ristabilito, tutto ristabilito. Ovviamente cambiamo persona, mettiamo qualcuno che possa colpire. Perfetto. Ora si dovrebbero separare in teoria. Allora, a noi manca poco per fare la nostra liturgia. A Aegis anche lei non gli manca molto. L'importante è avere loro due che ce l'hanno carica. Uno dei due almeno, soprattutto Sanada. Sanada ha fatto un gran bel colpo prima. Ha fatto davvero un gran bel colpo. Però cavolo, sei resistente questo. No, la sconfitta di prima io non l'accetto veramente. È stata una bastardata e basta. È stata veramente una bastardata e basta. Sta caricando le granate. Aia. E allora niente. L'unica è provare ad ucciderlo e basta. A cercare di dividerlo e basta. È l'unica alternativa che ci rimane solida. Ma vaffanculo Aegis, porca miseria, mancato. Dai. Usiamo la sua che è la più facile da ricaricare. Sanada, bene o male, se riusciamo a colpirli entrambi col suo colpo abbiamo vinto, in teoria. Perfetto, non è molto ma dovrebbe dividerli, esatto. Così niente granate, mi dispiace. Manca entrambi poco, Sanada per favore, fai il tuo dovere. Bravissimo. Bastardata il fatto che si curino, però è stato... era molto carina come idea. Armatura disarmata, tarocco giustizia e il carro sono aumentati tutti quanti. Perfetto. È stata tosta questa, eh? È stata tosta. Hai hai, Mukura. Kocira Mitsuru desu. Mokkyou no shadow wa chinyatsu shimashita. Complimenti. Sou ka. Gokuro sama, modotte kurete ii yo. Siamo bloccati qui. Però noi ne abbiamo visti due, non tre. La torre della rovina e tutto il resto? Storega? È la prima volta che vediamo quell'immagine, lui così tutto serio, Però come facciamo a uscire? Esatto. Ah, fagatta. Mo shadow no kiken wa nakunatta wake da shi. Tanto ormai la notte buia sta per finire, no? Beh, era palese che ce ne sarebbero stati altri, Il problema è che sono nemici, ovviamente. Sono comparsi nemici inaspettati e sembrano anche essere degli evocatori. Ma anche questo mese siamo riusciti a sconfiggere l'ombra. Credo che ci saranno meno vittime per un po'. Sono distrutto, non vedo l'ora di riposarmi. L'unica cosa che mi ha distrutto è stato morire per una stronzata. È stata proprio una cattiveria. Però, possiamo finire anche i vecchietti ora. Sai che mi sa che ora che siamo in vacanza, se non appare il tizio lì della competizione, mi sa che fino alla fine delle vacanze non avremo nulla da fare con nessuno, sai? Eccolo qua, il nostro nuovo amico. No, peccato, cacchio. Maledizione, guarda, lo sapevo, però... Va bene, dai. Non fa niente, non fa niente. Abbiamo domani libero e lo possiamo completare. Ti prego, fa che però... Non penso che tu, Phoenix-chan? Oh, sei tu. Dai. Facciamo che questa sia l'ultima volta che rafforziamo. Per favore, cioè, non per cattiveria, però dai. Speravo veramente di finirlo oggi, volevo vedere cosa dicevano.
Oh, salve. Salve a te, quanto siamo educati, eh? C'è Tanaka per caso? Sembrerebbe di no, eh. Del tempo con Yukari potrebbe essere anche una bella idea. Non abbiamo ancora cucinato con lei d'altronde. Per una volta mi sono entusiasmata all'idea di cucinare per me stessa, ma ho comprato fin troppi ingredienti. Avrò un sacco di avanzi. D'accordo, se questa è la scusa che usate tutti. Mi daresti una mano? Va bene. Arigato. Grandioso, prepariamo qualcosa di buono. Pollo saltato, eh. Dipende dal sapore, esatto. Ma dai, non era quello che intendevo, eh. Non era quello che intendevo, scusami. Ma povera. D'accordo, grazie. È vero, l'ha detto anche Sanada. Ma dai, sei un cazzo di ramoscello, su, che peso devi perdere, tesoro. Bellina che sei. Ho cucinato il pollo saltato con Yukari. Oh, sembra buono, eh. Ma dai, non sembra brutto. Ma? No. Buttaci su un po' di salsa, di solito lo rende più... Beh, in realtà non ho detto nulla io. Pollo saltato. Tutte le volte che vuoi. Beh, oddio, dipende, eh. Tutte magari no, però. Di già? Vediamo. Ammetto che non me l'aspettavo adesso. Ehi, Pharos. Beh, stavo dormendo prima che venissi a svegliarmi. Sentiamo. Beh, dipende di che tipo di fine stiamo parlando. Però ti posso dire che non è strano. Lo so, è esattamente quello che pensavo, ma non volevo dirlo. Dimmi pure. Dimmi. Fiori velenosi. Grazie per l'avvertimento, però non capisco. Volevo dire non capisco, però interpreteremo. Grazie. Pharos sorride con spensieratezza. Percepisco un legame con Pharos. Pharos un po' mi ricorda... Com'è che si chiamava il bambino in Persona 5 Royal? Un po' le espressioni e un po' anche come si comporta. Però forse, boh... Cioè, entrambi fanno parte probabilmente di quel tipo di mondo dove vive Igor, dove vivono tutti quelli della Velvet Room. Però lui è diverso, lui è solo per noi. Chi è che mi scrive? Elizabeth? Moshi moshi, kochira Elizabeth de gozaimasu. Ma va? Davvero? Chi l'avrebbe mai detto? Ovvio, sai che novità. Grazie. Alla prossima. Dai, dai, dai. Finiamo i vecchietti, per favore. Certo, entra pure. Oh, sì. D'accordo, finché ho la giornata libera. Ok, a dopo.
Eccolo qua, appunto. Oggi sconti. Andiamo a vedere, ma tanto... richieste. Sarei estremamente felice se trovassi il tempo per soddisfarle. D'accordo, vengo a vedere. Che cos'hai da chiedermi oggi? Vorrei vedere una prova di un legame. Ricevi solo con un'affinità sociale al massimo. Esegui io il re. Ottimo, questa richiesta è ora completata. Il re di tutti Jack Frost, con il fratello Jack Frost che ha ottenuto un potere sinistro. Le marachelle di questi due di certo ti aiuteranno molto. Ecco la tua ricompensa. Incenso della guardia, fantastico. Persona di livello 38, già fatto. Marionetta. Nebiros, sì, so qual è. Il necromante infernale. Voglio diventare ricca tramite il baratto. Vorrei provare del Aojiru. Cerca la bevanda con il mio nome. Porta ciò che ricevi pregando al santuario. Arca miseria. Un piatto fatto in casa, già fatto. Se me lo conta però. Mostra Outenta Mitsuyo a Elizabeth. E non ce l'abbiamo. Sei consapevole di un rituale chiamato Yakudomairi? Sì, ma aveva un altro nome, lo Yakudami. Ma forse sto confondendo le due cose. Comunque, il cui completamento esaudisce un desiderio. Vorrei assistere io stessa al miracolo degli dei, ma non posso abbandonare i miei doveri. Quindi potresti visitare il tempio per conto mio? Per quanto riguarda il mio desiderio, banconote a 500 yen sono rare nel tuo mondo, sai? Allora ne desidero una. Ho sentito una voce che non posso liquidare. Pare che il mio nome stia venendo usato senza la mia approvazione. La voce dice che questa bevanda sia disponibile solo in un luogo non popolare. Ti pregherei di indagare a fondo su questa bevanda, visto che la mia reputazione è coinvolta. In un posto non popolare. Pare che la bevanda suprema del tuo mondo sia qualcosa chiamato Aojiru. Pare che comunque il sapore sia terribilmente disgustoso. Che cosa intrigante. In fondo, se devo bere qualcosa, vorrei che il suo sapore fosse buono. Questa è la ragione della mia richiesta. Potresti cercare per me l'Aojiru delizioso? Hai sentito la storia del Daiko Kumai? È la storia di un uomo che accumula ricchezze barattando oggetto dopo oggetto. Vorrei sapere se una simile impresa è possibile nella realtà. Pertanto ho preparato questo bende per te. Per favore, usa questa benda come primo oggetto di scambi per ottenere qualcosa di soddisfacente. Delle bende. Ed infine, un oggetto di un legame. Quindi questa è la prova di uno dei tuoi legami. Anche se è fatto di materiali semplici, riesco a percepire una sorta di calore all'interno. Hai cresciuto uno splendido legame. Uno splendido legame indissolubile. Ecco la ricompensa. Uno stemma spaziale. Consegna il piatto cucinato. Meno male, meno male. Pare che tu abbia con te quel che definisci un piatto fatto in casa. Cosa vorresti cosa vorresti darmi? Il pollo saltato. Prenditelo, vai, vai. Anzi, in realtà... aspetta, fammi vedere quanto fa prima, giusto per sicurezza. Anche se onestamente credo che ti darò proprio quello. Rigenerazione 3, lo stemma spaziale. Arca miseria, buono. 100 HP a tutti gli alleati. Beh, oddio. Dai, va bene, ti do il pollo. Credo che sia la prima volta che lo assaggio, ma il suo sapore mi dà nostalgia. Capisco. Dunque questo è un pasto fatto in casa? Credo di capire perché la gente brama il sapore della cucina di casa. Ti ringrazio per aver condiviso con me una tale delizia culinaria. Ti prego di accettare questa come ricompensa. Mannaia leggendaria. Peccato che è più debole, però chance di critico alto. Mannaggia. Sarebbe stata buona. Porta una patata che hai coltivato. Ho sentito una voce secondo la quale una patata coltivata con amore e cura possa sviluppare un potere misterioso. Credo che tu possa ottenere i semi necessari. Sì, ho già fatto. Ecco a te la patata. Quale patata vuoi consegnarmi? Questa, l'unica che ho. Che patata bizzarra. La sento irradiare un potere insolito. Con una di queste avrai certamente uno spirito di patata. Perché mi stai guardando in quel modo? In ogni caso, la richiesta è completata. Ti prego di accettare la ricompensa. Scheggia di Ergotite. Chi dei miei compagni mi può aiutare con le richieste? Ah, stazione di Port Island. Vuoi vedere che forse la bibita si trova qui? Spinaci spirituali. Ah, dammene 5. Speriamo che siano veramente qualcosa di spirituale. Ah, tu? Cazzo, brucia da morire. Che culo, eh? Che diavolo vuoi? Non vedi che non è il momento di parlare? Aspetta, che hai là? Bende? Ah, ottimo tempismo, me le daresti? Certo. Grazie. Ah, beh, per ora andrà bene. Non mi va di avere debiti con uno come te. Sei uno studente, giusto? Della Gekkoku, di sicuro, se sei di qui. Toh, non è per ringraziarti, però prendi qua. L'ho presa alla stazione, tanto per me non ha nessun valore. Manuale dello studente. E la missione continua qui. Allora, chi vuole questo manuale? Oh cavolo, che disgrazia. Dove sarà caduto il mio manuale dello studente? Ti serve qualcosa? Ho un po' da fare al momento. Aspetta, quel manuale che hai in mano, posso vederlo? Tieni, sicuramente è tuo. È proprio il mio. Oh, grazie, mi hai salvato. Per ringraziarti, prendi questo.
Erba gatta irresistibile. Me l'ha data come omaggio alla farmacia Oig, ma non ho un gatto. Comunque, se non ti serve, dalla uno dei gatti dell'area commerciale. Beh, il gatto che c'era qui non c'è neanche più, quindi... A meno che... No, è scappato, l'unico che era lì. Uno dei gatti dell'area commerciale, quindi da questa parte. No, non mi ci fa interagire, mannaggia. Ah, il bimbo dei gatti, è vero. C'è sto bambino che vuole un gatto disperatamente. Allora, bimbo, vuoi avere un gatto? Ho provato ad indossare orecchie da gatto, ma continua a non guardarmi. Forse se avessi un giocattolo per i gatti, ma non ho abbastanza soldi per comprarlo. Ehi, è un giocattolo quello? Hai un gatto domestico? No, prendi pure. Posso, grazie, dovrei darti qualcosa in cambio. Ecco, prendi questa fascia per le orecchie da gatto, a me non serve più. Ecco qui. Fascia orecchie da gatto. Dio mio, stavo giusto pensando, chissà se è Elizabeth Basta questo. Voglio vederla con le orecchie da gatto. Fatti guardare con le orecchie da gatto, splendido angelo vestito di blu. Oh cielo, cos'è questo oggetto delizioso? Non riesco a resistere alla tentazione di indossarlo, proviamo. Ti prego fammela, sì. No. Questa scena sarebbe stata bellissima senza il musino. No. Ma mettimi le orecchie senza il musino davanti. Ma voi non avete capito un cazzo. Miau. Capisco, indossare questo ti trasforma all'istante in un gatto. Grazie per questo splendido dono. Ora anche io posso essere un Deku Kumai. Hanno rovinato la scena. Ecco la tua ricompensa. Un turchese, vai. Porta ciò che ricevi pregando al santuario. Beh, se domani per esempio non abbiamo nulla da fare, potrei andare al santuario.